Buonasera, nuova puntata di Dido, ancora una volta dedicata all'emergenza coronavirus, questa emergenza che ci ha cambiato, che ci ha sconvolto la vita. Non avremmo mai voluto trovarci in questa situazione, ma ci siamo e tutto adesso dipende da ognuno di noi. Se ci distanziamo dalle altre persone, il virus si ferma o comunque facciamo una forte azione di contenimento. Non ci sono più giustificazioni per comportamenti diversi dallo stare in casa. È un sacrificio indispensabile. Vediamo che cosa sta succedendo nel nord Italia, ma che cosa sta succedendo anche intorno a noi. Ripeto, tutto dipende da noi. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Anche in questa puntata potete inviare le vostre domande o i vostri commenti che faremo in gran parte, poi le rivolgeremo in gran parte al dottor Alberto Tomasi che anche stasera si è messo gentilmente a nostra disposizione. Adesso il bollettino di oggi, l'abbiamo detto anche nel TG, secondo il bollettino della regione 311 casi di coronavirus. In Toscana, il giorno più pesante dall'inizio dell'emergenza. Nella nostra provincia si sono registrati, sempre secondo il bollettino della regione, 19 casi e quindi la nostra regione è quella in cui il numero di tamponi positivi è aumentato meno rispetto a tutte le altre province della Toscana, mentre invece il bollettino regionale segnala forti aumenti di una cinquantina di casi a Livorno, Firenze e Siena. Poi è arrivato anche il bollettino della ASL che, come sta succedendo ormai da diversi giorni, corregge almeno in parte quello della regione sulla Lucchesia. Da 13 casi positivi, 11 nella Piana di Lucca e 2 in Valle del Serchio, e soltanto un caso in Versilia, quindi in tutto 14 casi. Ma c'è da dire che anche su Livorno e Val di Cornia la ASL segnala solo 15 casi positivi rispetto invece a quanto segnala la regione con 50 nuovi casi. Quindi anche l'informazione si accavalla in continuazione, si aggiorna in continuazione e rende difficile anche stabilire qual è l'andamento reale del virus nella nostra provincia e nella nostra regione. Questo comunque cambia poco le cose. Quello che dobbiamo fare lo sappiamo benissimo, sappiamo che il virus continuerà, i nuovi casi continueranno ad aumentare ancora per un po' di tempo. Il nostro compito lo sappiamo, dobbiamo rimanere a casa. Allora, primo collegamento via Skype questa sera è con il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che penso sia già in linea. Eccolo qua, lo vedo accanto a me sui nostri schermi. Sindaco, buonasera. Non sento l'audio. Buonasera, si sente adesso? Vediamo. Perfetto, sindaco, la Bene, sentiamo buonasera. benissimo. Allora, sindaco, la situazione a Capannori, oggi abbiamo detto una decina di nuovi casi, c'è anche purtroppo una vittima ed è il dottor Marco Lera, il medico di Gragnano. Sì, proprio così. Oggi è una giornata di dati. È il secondo del comune di Capannori. Il dottor Marco Lera è un dottore molto conosciuto e veramente mando un grande cordoglio a tutta la famiglia, a tutte le persone che appunto lo conoscono e che gli sono state vicine in questi anni. Ha fatto anche politica, quindi diciamo per la comunità politica è anche una persona molto significativa. E è il secondo decesso che dicevo di Capannori, il primo è avvenuto 2 giorni fa. E abbiamo avuto 10 positivi, uno è ricoverato e 9 sono a domicilio. Quindi dati che stanno crescendo, dati che diventano dati anche importanti, significativi. Siamo a questo punto a 39 positivi sul comune di Capannori, 2 decessi e un guarito. Appunto, una persona che a domicilio è stata dichiarata guarita. Quindi dei dati che sono in crescita e dei dati che ci aspettiamo che continuino a crescere, perché questo poi è il trend, e il picco si dice sarà intorno al 25-28, intorno a fine marzo, e quindi ci aspettiamo che comunque in questi giorni i dati crescano e cresceranno anche nella misura di quanti tamponi saranno fatti. Mi sembra che ci sia anche un aumento di tamponi da parte come obiettivo che si è dato la Regione Toscana, e quindi da questo punto di vista sarà importante, perché poi, come dicevi tu prima, tutto dipende da noi.
E allora tutto dipende dai nostri comportamenti, dai comportamenti che teniamo e soprattutto dal fatto di rimanere in casa e di rimanere isolati. Sindaco, questa catena di contagi a Capannori, voi avete l'avete ricostruita, la state ricostruendo o sono casi che spuntano fuori un po' dal nulla senza sapere come è avvenuto il contagio? Ma il virus è contagioso, parliamo di contagio e pertanto è chiaro che il contagio avviene laddove ci sono più casi, dove si stanno manifestando più casi, dove si sono manifestati anche i primi casi. La gente da questo punto di vista lo sa, stiamo ricostruendo un po' quelle che sono le catene, infatti poi le quarantene che vengono effettuate a seguito dei contagi sono legate poi a questo aspetto. E allora una raccomandazione che faccio è quella di nelle zone, allora in tutte, la regola è in tutte come dicevamo, ma nelle zone dove sappiamo esserci appunto situazioni di contagio, di restare, di avere delle regole ancora più ferree. La legge dice puoi fare questo, puoi fare questo, ecco in quelle zone cerchiamo di fare ancora meno. Ma nel suo comune quali sono queste zone? Ci sono delle zone dove c'è una presenza di positivi maggiori, penso alla zona nord del comune, che è una zona appunto più popolosa e quindi dove è più facile anche la trasmissione, dove ci sono stati, oggi sono chiusi, però appunto luoghi che sono abbastanza frequentati, appunto luoghi diciamo che sono di aggregazione e che diventano anche elementi chiaramente di trasmissione inconsapevole, perché questo virus ci mette di fronte ad una cruda realtà, perché che è quella appunto che una persona che sta bene può essere comunque veicolo del virus. Per questo oggi dobbiamo prendere queste misure, per questo non basta dire ma io sto bene, a me non interessa, no. O a me non mi riguarda, non è questa, sarebbe veramente un discorso sciocco e anche egoista, perché tu puoi essere veicolo per altri, lo porti ad altri, lo porti a situazioni di fragilità, lo porti ad anziani, oppure tramite te arriva in case dove sono gli anziani. No, la chiusura delle scuole, oggi sappiamo bene che i bambini, i ragazzi non sono l'anello più vulnerabile, però sono l'anello di maggior conduzione, però questo non vale solo per loro, ma vale anche per appunto gli adulti, quindi massima cautela e massima attenzione. Sindaco, i comuni stanno mettendo in campo tante forze, tante organizzazioni, per esempio ricordiamolo che c'è anche nel comune di Capannori il servizio che aiuta gli anziani o le persone in difficoltà a fare la spesa. Sì, proprio così noi abbiamo aperto diciamo il centro operativo di protezione civile fin dall'inizio, ormai siamo a 15 giorni di attività. Ringrazio le squadre di volontari, tutta la protezione civile capannorese si è messa in moto fin dall'inizio, sta facendo un grande lavoro che è un lavoro di raccolta delle telefonate, persone che ci chiamano per avere informazioni, per avere servizio. Noi stessi come protezione civile chiamiamo a casa le persone in quarantena, chiamiamo a casa le persone positive, c'è bisogno anche di un accompagnamento psicologico, stanno avvenendo nelle famiglie delle cose drammatiche, profondamente drammatiche. Le persone che ci lasciano in solitudine e non possono nemmeno essere accompagnate. Allora c'è bisogno di una vicinanza che ce la dobbiamo inventare, tutta nuova, ma la dobbiamo fare questa, la dobbiamo perché siamo una comunità. Accanto a questo ci sono le persone sole a casa che hanno bisogno della spesa, che hanno bisogno della farmacia, ci sono persone che appunto vogliono farsi portare la spesa a domicilio. Allora questo ufficio sta dando tutti questi servizi, va direttamente a portare la spesa a casa, allo stesso tempo abbiamo stilato delle liste di consegne a domicilio e quindi i cittadini sanno a chi potersi rivolgere per avere le consegne a domicilio. E allora ritornando al concetto di prima, tutto dipende da noi, dobbiamo stare a casa, ci sono le condizioni per stare a casa e per poter usufruire di quelli che sono i servizi che la nostra comunità ci mette di fronte. È importante da questo punto di vista quindi stare a casa.
Sindaco, un'ultima domanda. Oggi abbiamo fatto vedere anche nel TG i mezzi di sistema ambiente che fanno la sanificazione, la cosiddetta sanificazione delle strade nel comune di Lucca e in altri comuni. I comuni della Piana invece hanno detto noi non la faremo perché è inutile e potrebbe anche essere dannosa. Ci vuole allora, in questi dare giorni qualche altro è uscito dettaglio. Un parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo parere dice che non ci sono evidenze scientifiche sulla positività, cioè nel senso su quanto poi alla fine serva fare il lavaggio delle strade con il prodotto, cioè qual è il prodotto? È una varichina sostanzialmente, e quindi abbiamo deciso di non effettuarlo. Poi la spazzatura delle strade piuttosto che il lavaggio con acqua e altro, questo viene fatto da alcuni comuni in occasione di mercati, nelle zone soprattutto appunto più frequentate, ma il lavaggio sistematico delle strade con prodotto, diciamo, di sanificazione, la sanificazione delle strade, questo parere dell'Istituto Superiore di Sanità ci dice che non ha nessuna efficacia, non è un'efficacia legata al virus e pertanto appunto abbiamo deciso di non effettuarlo. Sindaco, senta questo messaggio che ci è arrivato in questo momento, io glielo giro così come ce l'hanno mandato. Il sindaco si sbilanci e ci dica quali zone sono queste zone di maggior contagio, per favore, Lammari, Lunata, se no uno, se non lo dice, se no uno come fa? Dice questo messaggio. Diciamo che i comportamenti devono essere comunque al di là delle zone di I contagio. I comportamenti devono stesse, essere però comunque. La domanda gliela giro. Come? La domanda comunque gliela giro, anche se i comportamenti sì, devono essere i comportamenti stessi. Devono essere comunque assolutamente corretti e in questo momento profondamente rigorosi. Quello che c'è, che sta avvenendo all'interno delle comunità e che è assolutamente inaccettabile, è la caccia all'untore. Allora io da questo punto di vista non mi presto, sto parlando con i sanitari, se ci sono delle zone dove dobbiamo prendere delle misure ulteriori, delle misure più rigide, o se nel comune dobbiamo prendere delle misure più rigide, le prenderò e sto parlando da questo punto di vista con esperti, però non mi presto a questa situazione, che è veramente, mi sembra che a volte si sia più preoccupati appunto di andare a individuare là dov'è che invece preoccupati a proteggersi e soprattutto a proteggere anche gli altri. Quell'elemento che dicevo prima di essere veicolo non lo dobbiamo mai sottovalutare. Sindaco, ultimissima domanda che è arrivata in questo momento: come mai stamani c'era il mercato al comune di Capannori? Il mercato al comune di Capannori il venerdì mattina, come il mercato a Marlia il giovedì, come il mercato contadino il mercoledì e il sabato, ci sono solo per i banchi alimentari. Sono 4, 5, 6 banchi ad una distanza enorme, dove alcuni cittadini vanno a comprare prodotti locali o comunque prodotti alimentari. E io credo che quindi i rischi che corriamo in quel mercato sono gli stessi, o forse anche minori, che ai rischi che vediamo correre in altre situazioni dove si formano code di oltre un'ora per entrare, eccetera, eccetera. Quindi, e soprattutto, quindi credo che da questo punto di vista non ci sia nessun danno, e soprattutto questo è previsto anche dalla legge, proprio in quest'ottica. Sono beni essenziali per la propria alimentazione. Grazie, grazie Sindaco, e buon lavoro. Grazie, buonasera, e grazie a voi per l'informazione che date. Grazie mille, e allora andiamo in pubblicità, poi proseguiamo con altri collegamenti. A tra poco. Di nuovo in diretta con Dido dedicato all'emergenza coronavirus. C'è un piccolissimo problema tecnico e tra qualche secondo dovremmo collegarci con l'assessore alla Polizia Municipale di Lucca, Francesco Raspini. Vediamo se il collegamento c'è. Assessore, la vedo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, assessore, intanto come sta? Tutto bene? Sappiamo che è in isolamento a casa. Sì, sì, sto bene ancora per 2 giorni, perché poi fra 2 giorni saranno decorse 2 settimane dall'ultima volta che sono stato a contatto col sindaco.
A proposito, il sindaco come sta? Sappiamo che le sue condizioni sono in progressivo, anche se lento, miglioramento. Sì, sta meglio, proprio questa mattina ci ho parlato e devo dire, ecco, dal tono della voce mi sembrava che insomma stesse bene, ci manda messaggi abbastanza frequentemente sulle chat della giunta e, insomma, per darci indicazioni, trasmetterci documenti che gli arrivano dagli altri sindaci, quindi direi che sta decisamente meglio. È già rientrato in pista, possiamo dire così. Speriamo ovviamente di riaverlo tra noi tra pochissimo. Assessore, le ultime notizie su Lucca quali sono? Allora, questa sera il bollettino che ci ha fornito l'ASL parla di 2 ulteriori contagiati a cui è stata fatta un'ordinanza di quarantena perché sono entrambi seguiti a domicilio e a quanto pare di nessun ricovero ospedaliero, quindi i casi comunicati oggi sono 2 nuovi casi positivi, entrambi a domicilio. Quindi ecco, diciamo, attacchiamoci anche a queste piccole buone notizie, tra virgolette, non certo buone notizie per i contagiati, però si tratta di un numero di contagi molto contenuto a questo momento. Sì, anche se naturalmente le tendenze si vedono sul lungo periodo, mi risulta che ecco, oggi ci siano stati un discreto numero di contagiati, magari in altri comuni della Piana. Ieri era il comune di Lucca ad avere un grande numero e pochi numeri gli altri comuni, quindi io devo purtroppo registrare che a quanto ci risulta la situazione sta diventando critica anche nel nostro territorio, quindi a prescindere dai dati che vediamo sera per sera, quello che sappiamo dall'ospedale è che ci sono ben 60 ricoverati e che pochi giorni fa erano 30, quindi questo dato non ci lascia tranquilli purtroppo. Certo, ricordiamo che tra l'altro l'ospedale di Lucca è un ospedale Covid, così riconosciuto perché deve gestire l'emergenza appunto dei contagi del coronavirus. Come stiamo, assessore, alla sorveglianza delle regole, per quanto riguarda la sorveglianza delle regole, come sta andando, che cosa le riferiscono dalla Polizia Municipale? Ma onestamente devo dire che a fronte di un grande numero di controlli, sono tanti gli esercizi commerciali e tante le persone fermate, il numero di soggetti che vengono riscontrati come non in regola sono numericamente pochi, ecco, non sono tantissimi. Quindi complessivamente il quadro che abbiamo dalla cittadinanza è un quadro di rispetto delle regole. Sono tantissime le chiamate che riceviamo tutti i giorni, che riceve la Polizia Municipale, che riceve il Centro Operativo della Protezione Civile. In molti casi si tratta comunque di segnalazioni che riguardano attività che almeno fino a quest'oggi sono lecite, perché andare a farsi una corsa o andare a farsi una passeggiata nel quadro normativo attuale era lecito. Vediamo, ecco, abbiamo notizie che questa situazione già da domani sarà sicuramente molto molto più restrittiva perché è stato vietato l'accesso a giardini, parchi, ville e quant'altro, quindi ecco, quello che era lecito fino ad oggi domani non lo sarà più, quindi dovremo di nuovo fare un check di tutte le zone della città per capire se queste nuove regole verranno rispettate o meno. Però fino ad oggi a me pare di vedere che la stragrande maggioranza della cittadinanza lucchese rispetta le regole. Assessore, un'ultima domanda, la questione dello spazzamento delle strade. Abbiamo chiesto prima al sindaco Menesini perché non vogliono il comune di Capannori, gli altri comuni della Piana non faranno, mi scusi, lo spazzamento, la sanificazione delle strade. E sostanzialmente Menesini ha detto perché è una pratica inutile a quello, secondo le fonti, appunto dei comuni interessati. Non ho capito la domanda, una pratica, scusi, non è andata via. Una pratica inutile, in sostanza. E il comune di Lucca, insomma, Sistema Ambiente invece la sta portando avanti. Ma allora, in effetti non mi sento da questo punto di vista di smentire gli altri sindaci in toto, cioè non, è vero che non ci sono evidenze scientifiche sul fatto che sia una pratica che è certamente utile ad evitare contagi,
È altresì vero che comunque la pulizia del territorio è qualcosa che non è mai negativo, i prodotti, l'azienda ci conferma che i prodotti che vengono usati sono perfettamente rispettosi dell'ambiente, in linea con tutte le prescrizioni delle autorità nazionali, quindi sarà probabilmente vero che non è dimostrata l'efficacia contro il virus, ma certamente in un momento come questo avere una particolare attenzione alla pulizia, anche una pulizia più accentuata dei luoghi della città è qualcosa che onestamente non trovo negativo. L'azienda si è resa disponibile a fare questo servizio e mi pare che sia anche un servizio abbastanza apprezzato dai cittadini, quindi noi a Lucca lo continueremo. Bene, grazie Assessore, buon lavoro anche a lei. Grazie, buona serata. Allora, grazie all'assessore Raspini. Adesso dovremo avere un collegamento con un collega, il giornalista Paolo Mandoli, che da alcuni giorni sta tenendo d'occhio la situazione dell'andamento dei contagi su tutto il territorio nazionale, ma in particolare sul nostro territorio locale. Abbiamo detto più volte che l'informazione continua ad accavallarsi in questi giorni ed è difficile anche dare l'idea di un andamento del virus in Toscana e in provincia di Lucca. Vediamo se Paolo riuscirà ad aiutarci in questo. Intanto non mi dicono però che non è ancora collegato Paolo Mandoli. Intanto allora vi do alcune notizie che ci sono arrivate col bollettino della ASL e sono notizie di aiuti che continuano ad arrivare all'ASL Toscana Nord-Ovest in questi giorni. Per esempio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono arrivati altri 350.000 euro per gestire l'emergenza coronavirus, la Fondazione aveva già stanziato 165.000 euro solo pochi giorni fa. E poi c'è anche il gruppo Wolters Claver, che è il gruppo che in sostanza ha acquistato l'azienda Tagetik, che ha donato 8 letti di terapia intensiva alla ASL per l'emergenza coronavirus. Ma sarebbe lunghissimo l'elenco dei soggetti pubblici, privati, associazioni, aziende che stanno contribuendo per dare sostegno agli operatori sanitari nella lotta al coronavirus. È anche una grandissima manifestazione di solidarietà di tutta la comunità, che riguarda non soltanto la nostra provincia ma tutta Italia in questi giorni. Allora vediamo se abbiamo il collegamento con Paolo Mandoli, se no proviamo ad andare magari in pubblicità, ci rivediamo tra pochi istanti con Paolo o con altri ospiti tramite Skype o telefono. Di nuovo in diretta su Noi TV, dopo i collegamenti su Lucca ci spostiamo in Versilia, vedremo di ricontattare più avanti il collega Paolo Mandoli, però vedo già sui nostri schermi il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. Buonasera e grazie di essere nostro ospite dalla sua abitazione via Skype. Buonasera. Buonasera a voi. Allora sindaco, guardi, prima di fargli qualche domanda che abbiamo preparato, le faccio una domanda che è arrivata proprio in questo momento da un nostro telespettatore. Vorrei fare una domanda: quanti abitanti ha Lido di Camaiore per fare quelle code chilometriche all'esse lunga? Come dire, probabilmente c'è molta gente che viene anche da fuori a fare la spesa a Lido di Camaiore, questo probabilmente però è un problema che riguarda molti comuni, non soltanto il suo. Guardi, io in questi giorni devo fronteggiare, come molti dei miei colleghi, un problema nuovo che prima era ignoto, cioè li abbiamo denominati, ma molto simpaticamente, i cecchini da terrazzo. Sono le persone che stanno in casa e vedono gli altri che passano, ci segnalano continuamente, in alcuni casi anche dei veri e propri abusi, in effetti, dei diritti che la legge ha torto ragione tutto molto assenza. Però io dico sempre che uno dei problemi più profondi che c'è in questo momento è la massa di persone che è in giro. E qual è il punto vero? Il punto è che molti si muovono con scuse lecite, ma scuse, nel senso che ai supermercati, come ci dicono le commesse, si vedono persone che vanno addirittura più di una volta al giorno a fare la spesa.
Cioè, dico, se questo non è un problema serio, allora mi verrebbe da dire che a Lido, che ha a malapena 4.000 abitanti, considerate anche le residenze che sono molte di comodo per non pagare l'IMU al comune, dovrei dire che sono moltissimi quelli che abusano in questo momento di questo diritto. Quindi la persona che ha mandato questo messaggio ha fatto una giustissima osservazione. Dovrei dire che poi c'è una concentrazione derivata anche dal fatto che, come sappiamo, un esercizio di media distribuzione inversile, e quindi la gente poi si sparpaglia, come si dice, sugli altri punti vendita. Allora, com'è la situazione dei contagi sul suo territorio? Ma allora, su Camaiore per il momento è abbastanza contenuto. Abbiamo avuto 9 contagi, dico abbiamo avuto perché purtroppo di questi 9 uno è deceduto l'altro ieri. In Versilia a stasera siamo a 108 contagi, che non sono pochi perché comunque iniziano a salire. Abbiamo avuto un solo contagio oggi, però vi devo dire che la sensazione che si ha è che ci sia ancora un flusso, diciamo così, molto ingolfato di arrivo dei risultati dei tamponi, perché in giro alla fine io so quanti tamponi vengono fatti, più o meno, perché poi la gente chiama, ha Bertolo il sindaco, quindi mi aspetto che ci sia un aumento nei prossimi giorni. Diciamo che comunque, ecco, la situazione è quella di 108 complessivi in Versilia. Poi, come dire, il prospetto più dettagliato lo diamo sempre come sindaci attraverso anche la struttura sanitaria, attraverso l'ASL che comunica questi dati. E diciamo che poi, detto fra noi, i movimenti sono ancora troppi, ecco, perché sono molte le attività che sono ancora aperte. Il DPCM non ha chiuso per esempio le attività artigiane sul mio territorio, che è fatto prevalentemente di piccoli artigiani, piccoli imprenditori. Se chiudiamo, come dire, i negozi non necessari, i ristoranti, sono ancora tutti al volo. Sindaco, voi tra gli altri casi di contagio avete avuto quello di quel bambino, uno dei primi casi che è stato messo, l'ha costretta a mettere in quarantena un'intera classe. Poi come è evoluto questo caso? Allora, io so che siamo ancora in attesa del risultato definitivo dei tamponi cosiddetti di verifica, cioè quelli che si fanno a fine, diciamo così, nel presunto decorso di malattia, quindi quando si presume che la malattia possa essere cessata. Ricordo che non avevo fatto la quarantena solo alla classe, l'avevo fatta alla classe, l'insegnante più anche a un gruppo di amici di questo bambino che andavano con lui a fare attività sportiva. Le quarantene si sono concluse, non abbiamo avuto alcuna notizia di contagio in quella situazione, di questo anche, come dire, a testimonianza di un momento di panico che si era vissuto in quei giorni, e anche però in questo caso a monito, perché in realtà non sappiamo con quanto efficace colpisce questo virus, e sappiamo soltanto che bisogna evitare qualsiasi contatto. Ecco perché tutti i sindaci ci sforziamo di dire: non uscite di casa, restate in casa, perché qualsiasi contatto umano che cerchiamo, che vogliamo, diventa un fattore di rischio. Insomma, non vorrei fare le parole del presidente della regione Campania, che in questo momento è diventato un po' il paladino di coloro che devono rimanere in casa, però onestamente credo che ci sia un elemento di preoccupazione che tutti viviamo. Ci sia ancora una parte, se non maggioritaria, ma comunque importante, delle comunità che non ha capito che deve stare in casa, e che non ha capito, per esempio, nel decreto ministeriale di stasera c'è una novità interessante, perché oltre a dirci che dobbiamo chiudere i parchi e i giardini e i parchi giochi, che sono vietate le attività ludico-ricreative fuori, vuol dire che al mare a prendere il sole non ci va. Lo dico perché qualche coppietta si è fatta prendere dai giorni di bella stagione per andare a stenderti su un telo da mare, ma non si può, le attività creative sono vietate. E in più dice un'altra cosa, che le attività motorie continuano ad essere consentite, ma diciamo che c'è un primo indizio del fatto che se continuiamo in questo modo verranno poi vietate, è il fatto che si introduce il limite della prossimità all'abitazione. Quindi le passeggiate, ricordo che sono un'altra cosa, perché camminare a piedi vuol dire dover andare per uno dei tre motivi di spostamento, cioè lavoro, necessità o salute, mentre l'attività motoria, cioè l'attività, anche la semplice camminata, oggi si deve fare in prossimità all'abitazione. Questo devo dire che è un elemento nuovo che verificheremo in maniera forse un pochino più efficace anche con le forze del governo. Grazie mille, sindaco, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie.
Allora, ci scusiamo perché c'è stato qualche problema di audio sul collegamento con il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, sono problemi a volte inevitabili perché i collegamenti sono via Skype e quindi non sono completamente controllabili dalla nostra emittente. Non so se abbiamo già un altro collegamento pronto, non so se c'è Mandoli. Pronto? Ecco, sento la voce del collega Paolo Mandoli, quindi tra pochissimo lo avremo anche in video. Eccolo qua. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera Gidio. Dicevo che chiediamo il tuo aiuto per cercare di capire qual è l'andamento del virus nelle nostre zone, perché come tu ben sai, ultimamente le comunicazioni si sono accavallate tra la regione, l'ASL, gli stessi sindaci e si viene a creare una situazione un po' caotica ogni giorno. Che input ci puoi dare dal tuo punto di vista? Ma io continuo a mantenere ottimi e quotidiani rapporti con l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria, con Silvio Del Grande, chiaramente è stato collega a Lucca, collega soprattutto anche a Noi TV. Chiaramente c'è un problema perché sono veramente dalla mattina alla notte profonda impegnati a fare tutte le verifiche, quindi è difficile mantenere i numeri. Anche oggi, se avete visto, la regione passa da 230 a 249, quindi ci sarebbero 19 persone in più in provincia di Lucca. In realtà il report della USL ne indica soltanto 13 sul Lucca e Valle del Serchio e una in Versilia, quindi 14, ne mancherebbe 5 anche oggi. È vero che ce ne sono 2-3 casi che sono ancora da attribuire quindi a altre aziende o addirittura a altre regioni. Il problema è che Lucca oggi, per fortuna, forse è il primo giorno che registra una sensibile flessione, speriamo che non sia un dato incompleto, purtroppo lo vediamo tutti i giorni quando la Protezione Civile a livello nazionale fa il report, a volte mancano intere regioni, a volte mancano province, quindi sembra apparentemente di avere un calo dei casi di contagiati, poi il giorno dopo si scopre che invece sono arrivati una serie di numeri che mancavano il giorno prima. Oggi Lucca è quella con il minor aumento, soltanto l'8,3% rispetto a ieri, resta comunque al secondo posto in Toscana con appunto 249 persone, casi di persone che sono positive. Purtroppo, come da tutte le parti, si registrano ricoveri e purtroppo sono anche quelli in terapia intensiva che sono ovviamente quelli un pochino più delicati e purtroppo anche dei lutti che chiaramente creano problemi. Ma questo credo che dal punto di vista dei numeri Lucca e Massa, ma ultimamente anche Pisa, rappresentano un po' la punta in Toscana, quindi le zone dove maggiore c'è stata questa diffusione, probabilmente anche per l'arrivo di persone che venivano dal nord Italia e che hanno raggiunto le loro abitazioni estive nei primi giorni della chiusura delle zone rosse della Lombardia. Paolo, tu quotidianamente nei tuoi post su Facebook lanci anche dei messaggi che cercano di essere positivi, no? In questa situazione difficilissima. Che appello lanci questa sera ai nostri telespettatori? Ma io credo che siano due gli appelli. Il primo è quello di non credere alle bufale. È un tema che io ormai da 10 anni sicuramente più, anche per il privilegio di aver conosciuto il professor Quattrociocchi che era a Lucca e ora è a Venezia, abbiamo lavorato per così evidenziare questo fenomeno che ahimè nei momenti di crisi, l'abbiamo visto a Lucca, se ti ricordi Egidio, quando si fece la conferenza a Camporgiano dopo il terremoto. Quando succedono emergenze che richiederebbero lucidità, ci sono sempre personaggi che si inventano così. Purtroppo è un fenomeno, quello dell'antiscienza, che ha preso campo, pensiamo a tutto il movimento Novax, e chiaramente in questo momento qui, oggi, proprio nel pomeriggio di oggi, il Ministero della Salute ha diffuso un comunicato stampa che riguarda proprio le bufale, quindi è uno dei temi assolutamente che va attenzionato. Quindi l'appello è non credere a tutte le cose che si trovano online, perché farmaci antivirali, tachipirina, mangiare l'aglio, bere tanto, bere caldo, bere freddo, sono tutte bufale che non servono a nulla e creano soltanto una cosa. L'altro problema è quello ovviamente della vicinanza, della solidarietà. Tutte le persone sono in sofferenza,
non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico, ovviamente da quello economico. In queste situazioni qui ci sono persone che vivono a maggior ragione situazioni di paura, di ipocondria, di solitudine. La solitudine credo che sia un problema che rischia di essere devastante a livello psicologico, quindi l'invito, l'ho scritto proprio in questi giorni anche sui social, è quello a restare in contatto, soprattutto con le persone che magari sappiamo che vivono da sole. No? Prendevo lo spot di una volta dei telefoni, una telefonata allunga la vita, ecco, telefoniamo, restiamo in contatto, perché a differenza di altre pandemie del passato, quelle storiche, ma insomma anche quelle più recenti, oggi abbiamo questi strumenti che ci consentono di comunicare, di essere raggiungibili, addirittura videochiamata, quindi riusciamo a seguire. Quindi ecco, queste due sono le cose più importanti in questo momento che possiamo fare veramente tutti. Ovviamente rispettare le regole, perché uscire in questo momento qui è assolutamente inutile, assurdo e anzi è un reato, quindi con tutto quello che ne consegue poi. Ben detto, grazie Paolo, buona serata e buon lavoro. A voi, buonasera. Allora, penso che dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimi istanti. Di nuovo in diretta dagli studi di Noi TV, parliamo dell'emergenza coronavirus. Dovremmo avere in collegamento telefonico Daniele Soddu della FIALS Sanità della Versilia. Soddu, mi sente? Buonasera, la sento. Buonasera Soddu. Lei in sostanza è un sindacalista della sanità in Versilia. Certo. E, allora, si è tanto discusso in questi giorni sulle mascherine che vengono o non vengono fornite agli operatori della sanità negli ospedali. Sappiamo che c'è una situazione difficile. All'ospedale Versilia qual è la situazione? Gli infermieri, i medici, la mascherina ce l'hanno? Allora, come sindacato autonomo FIALS siamo già intervenuti ben due volte nei confronti dell'azienda, anche in sede di prefetto, quindi scrivendo anche al prefetto, proprio per significare la mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Quindi, come purtroppo in tutta Italia, anche la Toscana non è esente da questo problema, all'interno del presidio ospedaliero, ma vorrei significare anche sul territorio, perché noi non ci scordiamo che i nostri operatori, gli infermieri, i medici, gli operatori sociosanitari sono in ospedale, ma sono anche ad operare sul territorio, quindi a contatto quotidianamente con le persone che a domicilio possono presentare queste problematiche. Quindi è vero, mancano i dispositivi, sono difficili da reperire, sono dispositivi che purtroppo servono e preservano il nostro personale, perché non ci scordiamo che i presidi appunto individuali di protezione servono anche a proteggere il nostro personale, perché non resti contagiato nelle funzioni che svolgono. Ma da voi qualcuno è rimasto contagiato? I primi tamponi positivi anche sul personale sia infermieristico, medico e OSS all'interno dell'ospedale. Quindi dobbiamo stimolare ancora una volta e ancora di più a far meglio e quindi far arrivare i dispositivi di protezione individuale. Questa è la battaglia primaria che in questo momento il sindacato si sta ponendo come obiettivo per preservare il personale. Faremo azioni forti anche per questo, fino anche un domani a costituirci parte civile in un'eventuale azione legale nei confronti appunto delle aziende e della regione, perché non è possibile che il personale a tutt'oggi riscontri queste difficoltà. Ecco, ma da voi ci sono stati gravi problemi perché medici o infermieri si sono contagiati, ci sono tamponi positivi? Probabilmente l'ha detto prima, allora, ma c'è stato un disturbo, non ho sentito bene. Sì, allora lo confermo. Senso che, come ovviamente da tutte le parti d'Italia, anche da noi non siamo esenti da questo problema, il personale, ci sono dei tamponi positivi sul personale sia medico che infermieristico che operatore sociosanitario. Quindi è per questo che dobbiamo battere ancora una volta sui dispositivi di protezione individuale, proprio per preservare i nostri operatori nello svolgimento delle loro azioni quotidiane. Quindi devono essere messi in grado
di lavorare al meglio, in sicurezza, per assistere le persone al meglio e per dare quello che professionalmente sono veramente portati a fare quotidianamente. Bisogna veramente fare un ringraziamento a questo personale che tutti i giorni va in ospedale e è a contatto con i malati, con le persone che soffrono. Gli va fatto veramente un grande ringraziamento. Noi come sindacato siamo al loro fianco, ripeto, cercheremo di fare di tutto, cercheremo di fare il possibile perché a queste persone sia data la tranquillità nel lavorare quotidianamente. Grazie Soddu, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Buon proseguimento. Allora, il prossimo collegamento dovrebbe essere quello con il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi. Castelnuovo ha avuto diversi contagi negli ultimi giorni, una situazione che il sindaco è chiamato a gestire e che il sindaco comunica ogni giorno tramite i social con i suoi concittadini. Non so se Tagliasacchi è già in collegamento. Allora attendiamo ancora un attimo, poi vi ricordo appunto che potete inviare domande che gireremo al dottor Alberto Tomasi, che in chiusura di trasmissione appunto potrà rispondere ai quesiti che avrete mandato. Vediamo se il sindaco di Castelnuovo è in collegamento, dovremmo essere riusciti a prenderlo al telefono. Sindaco, mi sente? Sì. Buonasera sì, certo. Sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, la situazione a Castelnuovo in questo momento com'è? La situazione è una situazione piuttosto, diciamo, impegnativa, c'è una risposta importante di tutta la comunità e vabbè, penso che i dati li conosciate e quindi è un momento particolare, però stiamo rispondendo con un livello importante sia dal punto di vista del fronte dell'azienda sanitaria sia dal punto di vista della protezione civile della zona, insomma con una grande risposta dei volontari, ma devo dire anche dei dipendenti comunali. Ci sono alcuni centri operativi comunali attivati, compreso quello del mio comune, più c'è un centro operativo intercomunale funzionante con dei numeri di telefono sempre a disposizione in qualsiasi momento per i cittadini. Per quanto riguarda il rispetto delle regole, dei decreti che sono stati emanati nei giorni scorsi, la cittadinanza di Castelnuovo li sta rispettando in maniera massiccia? Ma mi sembra che ci sia una risposta importante, c'è un livello di consapevolezza e di responsabilità di fronte a dei dati che sono naturalmente significativi, quindi mi sembra che la risposta ci sia e questo è positivo. Certamente abbiamo voluto dare anche oggi con una mia ordinanza un segnale ulteriore che poi è in sintonia con quello che ha deciso oggi il Ministro rispetto al fatto che appunto i cittadini devono rimanere a casa e questo è un punto, devo dire, fondamentale in questo momento per tutti. Che appello si sente di fare ai suoi concittadini, ma anche a tutti i residenti in Garfagnana? Ma intanto mi sento di ringraziare tutti e intanto di esprimere una vicinanza purtroppo anche alle famiglie che sono già state coinvolte, perché noi abbiamo avuto due decessi, persone che conoscevamo, persone legatissima alla nostra comunità, quindi c'è stato anche un lutto importante e quindi voglio esprimere, insomma, pronto? Sì, sì, ci siamo, sindaco, la sentiamo. Sì, voglio esprimere intanto questo sentimento di vicinanza e di affetto, ecco, forte ai familiari di queste vittime e poi naturalmente a tutti i familiari che in questo momento, tutte le persone che in questo momento sono coinvolte, sia nelle quarantene che gli isolamenti fiduciari, a tutti e chi naturalmente è risultato già anche positivo, insomma, quindi una vicinanza a tutti. Credo che questo senso di comunità, di unità sia una cosa molto importante, ci deve far sentire più forti tutti e soprattutto più responsabili nelle nostre azioni quotidiane. Questo mi sento di fare come appello ai miei cittadini e a tutti gli abitanti della mia zona, della Garfagnana.
Bene, grazie mille Sindaco, buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, grazie al Sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi. Il prossimo collegamento dovrebbe essere con Marcello Gozzi, che è il direttore di Confindustria Toscana Nord. Sappiamo che ci sono già conseguenze rilevantissime sull'economia del nostro paese e anche della nostra zona a causa dell'emergenza coronavirus. Tante aziende del nostro territorio si sono già fermate, altre probabilmente si fermeranno, poche continuano a lavorare, ma è innegabile che l'impatto di questa emergenza sull'economia c'è ed è molto rilevante. Con Gozzi cercheremo di fare il punto della situazione in questo senso. Non so se il direttore è in collegamento. No, non c'è il direttore in collegamento. Allora, in attesa di averlo in collegamento, chiedo alla regia se si può mandare intanto il videomessaggio di questa sera del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che tra l'altro, non so, allora c'è Gozzi in collegamento? Allora, mandiamo Del Ghingaro, perché tra l'altro in questo videomessaggio, oltre che a fare il punto della situazione a Viareggio, spiega anche la nuova ordinanza che è stata, scusate, il nuovo decreto che è stato emesso proprio poche ore fa dal governo. Buonasera, vi do i dati di oggi relativi all'emergenza coronavirus, precisando che non sono ancora i dati ufficiali, perché non ci sono ancora arrivati dalla ASL, nonostante ormai da più di due ore, da due ore e mezzo, li abbiano forniti alla Regione Toscana, ai comuni, in particolare noi della Versilia, i dati ufficiali non sono ancora arrivati. Allora, in Toscana abbiamo 1793 positivi, 311 in più di ieri, e nella provincia di Lucca i positivi oggi sono 245, ieri erano 230. In Versilia i positivi oggi sono 108, ieri erano 107, quindi un caso in più rispetto a ieri. Questo caso non è di Viareggio, è di un altro comune della Versilia, quindi la situazione della Versilia rispetto a ieri è praticamente stabile. Però il dato complessivo italiano è un dato veramente preoccupante, molto preoccupante. Ci sono alcune informazioni che vi devo dare. Intanto sapete che nel fine settimana vige l'ordinanza che ho fatto lo scorso weekend di divieto di accesso alla passeggiata e alle spiagge di Viareggio e di Torre del Lago. In più c'è una ordinanza della Protezione Civile di oggi che secondo me contiene due cose importanti. Intanto il pagamento delle pensioni, che viene anticipato e distribuito su più giorni. Quindi che vuol dire? Vuol dire evitiamo le code alle poste, perché si può riscuotere tranquillamente la pensione in maniera anticipata e su più giorni. In più le ricette mediche. Le ricette mediche si possono ottenere da domani con la mail oppure con la telefonata, semplicemente con una telefonata al medico. Questo per evitare naturalmente l'affollamento agli ambulatori medici. Ma c'è una novità ancora più importante che è arrivata da poco, e cioè una circolare del Ministero della Salute adotta restrizioni ancora maggiori rispetto alle attuali, e ci riguardano da vicino. Perché? Perché è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree giochi e ai giardini pubblici. Vi sto leggendo in diretta il provvedimento del Ministero. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Resta consentito svolgerla individualmente, attività motoria, in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di servizio di rifornimento di carburante. E nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quelli
che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanze. Quindi, come vedete, sono quattro provvedimenti che ci interessano da vicino, provvedimenti ancora più stringenti. Provvedimenti stringenti che dicono solo una cosa, e cioè che non bisogna uscire di casa se non per motivi assolutamente straordinari oppure per motivi lavorativi o di salute. Ecco, la raccomandazione che vi faccio tutta la sera, stasera la rafforzo ancora di più, e la rafforzo sulla base delle sanzioni che hanno elevato oggi la polizia e i vigili urbani. Decine e decine di sanzioni a presunti furbetti che con una scusa escono da casa o per fare la corsetta o per andare al supermercato 3 o 4 volte al giorno o per portare fuori il cane. Sono cose inconcepibili. La cosa è serissima e qui c'è bisogno di grande responsabilità da parte dei cittadini e dell'intera comunità. Allora, stiamo a casa, se stiamo a casa e riusciamo a superare questo periodo ne usciremo bene e potremo poi andare dove vogliamo per il resto della nostra vita, ma intanto cerchiamo di conservarcela questa nostra vita, cerchiamo di non ammalarci, cerchiamo di non diffondere il contagio. Stiamo a casa. Grazie, buona serata, ci vediamo domani sera. Questo è il sindaco del Ghingaro. Prima di andare in pubblicità leggo alcune domande che sono arrivate. Se si ha la mamma di 70 anni sola, si può andarla a trovare in un altro comune? Non si può andare a trovare in questo periodo le persone, bisogna che ci siano dei comprovati motivi di assistenza o di emergenza. Dire andare a trovare la mamma non è consentito. Se questa persona venisse fermata e dicesse così, potrebbe rischiare una denuncia. Posso andare a fare la spesa fuori comune? La spesa va fatta nel comune di residenza o nel posto più vicino al comune di residenza se non ci sono strutture nel proprio comune. E poi questa non è una domanda, vorrei segnalare che a Sant'Anna sulla via Sarzanese, zona Coop, tutti i giorni in diversi orari passano correndo o passeggiando gruppetti di extracomunitari che sembrano essere immuni da qualsiasi posto di blocco pur presente. Daniela Di Lucca. Evidentemente ci sono ancora tante persone, lo sappiamo, che girano senza un valido motivo. Queste persone se incappano in un controllo e prossimamente saranno ancora più serrati i controlli, sicuramente passeranno dei guai, andranno incontro a una denuncia o una sanzione. Ci sono pochi controlli, dice infine questo messaggio. Ieri sono andato a Viareggio per una visita medica, non ho visto volanti in giro nei posti di blocco come mi sarei aspettato di trovare all'entrata e all'uscita dell'autostrada. Andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte della nostra trasmissione. Ultima parte della nostra trasmissione, tra pochi minuti avremo il dottor Alberto Tomasi, intanto abbiamo nostro ospite via Skype, il direttore di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi, eccolo qua, lo vedo sui nostri schermi, buonasera direttore. Buonasera. Allora, la situazione economica, lo sappiamo, sta subendo pesanti conseguenze da questa emergenza. Ci può dire sinteticamente qual è la situazione sul nostro territorio? Ma allora, abbiamo una situazione diversa da settore a settore, con alcuni settori decisamente più in difficoltà di altri. In questo momento sta continuando l'attività produttiva nel settore della carta, pur con delle difficoltà, in grave crisi ovviamente tutto il settore del turismo, la meccanica ha delle difficoltà, alcune aziende della meccanica hanno dovuto interrompere l'attività. Il lapideo sta invece continuando, pur con molte difficoltà, l'attività, l'edilizia è pressoché ferma. Senta, i sindacati in diverse occasioni hanno chiesto uno stop più forte, ma ci sono anche altre voci. Questo riguarda soprattutto il Nord Italia, per esempio da parte dei governatori del Nord Italia che chiedono uno stop della produzione nei settori non direttamente interessati alla filiera agroalimentare o alla filiera sanitaria. Lei che cosa ne pensa?
Ma io penso che dove siamo in condizione di rispettare le condizioni previste dal decreto, cioè le distanze di sicurezza e le procedure che consentono di continuare l'attività produttiva, sia opportuno invece continuare l'attività produttiva. In Toscana non siamo nella situazione della Lombardia, io ho sentito recentemente il collega di Bergamo, la situazione di Bergamo è nota a tutti, è particolarmente complessa. Comunque nell'area di Bergamo a questa settimana circa il 60% delle imprese era fermo, il che significa che una parte consistente stava comunque continuando a produrre. È chiaro che è un tema delicato, c'è un motivo se diciamo che ove si può, ove ci siano le condizioni, è bene continuare l'attività produttiva, perché al di là del fatto che in molti paesi illuminano i loro monumenti con le luci tricolori, in realtà le loro attività sono pronte a sostituire le nostre. Qualcuno ha fatto una similitudine di questa situazione con uno stato di guerra. Non è uno stato di guerra esplicita, ma sicuramente dal punto di vista economico nessuno ci farà sconti. I mercati che perdiamo oggi faremo molta fatica a recuperarli domani. Direttore, ultima domanda, che cosa ne pensa delle misure prese fino a questo momento dal governo? Ma in linea di massima, allora, se parliamo di misure sanitarie, il governo sta agendo con la dovuta gradualità, secondo noi sta operando in modo da cercare di salvaguardare la salute dei cittadini. Per quanto riguarda gli interventi in materia di economia, noi abbiamo assistito per adesso solo a una prima tranche che riguarda le realtà con meno di 2 milioni di fatturato, ed è un intervento che noi vediamo positivamente, anche se interessa relativamente i nostri associati. Ci aspettiamo su questa falsa riga interventi consistenti per consentire l'accesso al credito delle nostre aziende e quindi di mantenere la liquidità aziendale, che è un elemento fondamentale, e anche interventi analoghi a quanto avvenuto per le aziende di ridotte dimensioni per quanto riguarda le dilazioni rispetto ai pagamenti delle scadenze. Grazie, grazie mille direttore, buona serata. Buona serata a voi. Allora, grazie al direttore di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi. Andiamo verso l'ultimo collegamento della nostra trasmissione. Intanto vi leggo ancora qualche messaggio mentre ci colleghiamo con il dottor Tomasi. Vorrei segnalare che sulla collina di Massarosa, precisamente Mommio Castello, è un via vai a camminare da Piano di Mommio, Corsanico, Bargecchia. Abbiamo già avvisato la polizia municipale. E poi un altro messaggio: ho intorno casa un giardino chiuso, posso uscire e giocarci con i miei figli? E questa è una proprietà privata, quindi immagino che sia la stessa cosa dell'abitazione, quindi penso che si possa fare, poi sta alla discrezione di una famiglia il comportamento da tenere con i figli e con i propri familiari. Ci sono poi altri messaggi ai quali però sinceramente non possiamo neanche dare risposte precise. Vi leggo questo: il problema delle amiche di casa che andavano a aiutare a fare spesa o a fare toeletta alle persone portatrici di handicap, queste trovano difficile spostarsi anche nello stesso comune per il pericolo di essere multate per incomprensione delle motivazioni, cosa fare, cosa produrre ai vigili o ai carabinieri? Grazie. Questa è una domanda impegnativa. Queste situazioni dovrebbero rientrare, se non ci sono altre alternative, nell'assistenza comunque socio-sanitaria delle persone. Quindi
forse potrebbero essere anche autorizzate da chi vi ferma, però sinceramente ci sono situazioni e situazioni, quindi vanno valutate ognuna in maniera singola, quindi non mi sento di dare una risposta generalizzata in questo senso, mi dispiace purtroppo, però è così, le motivazioni a volte sono complicate. Alle parole d'oro, alla fontana vicino all'acquedotto c'è gente e vanno a prendere acqua, fatela chiudere, a guamo. Allora, la GEA l'ha già fatto chiudere, abbiamo visto fontana e fontanello alla stazione, lascia aperte le altre fontane, ma bisogna rispettare le distanze di sicurezza tra le persone, altrimenti immagino che verranno presi provvedimenti anche in quei casi. Allora, dovremmo avere il collegamento con il dottor Alberto Tomasi, se non sbaglio, eccolo qua, buonasera, buonasera dottor Tomasi, la ringrazio ancora una volta, la ringrazio per la disponibilità che dimostra anche questa sera. Allora, le vado a fare subito alcune domande che sono arrivate. La prima è particolare, le chiede se è ipotizzabile la trasmissione del coronavirus da punture di zanzare, vista l'imminente esplosione di nascite di questi insetti, cioè se ci può essere una correlazione tra la puntura di zanzara, che in qualche modo può facilitare un contagio da coronavirus. No, assolutamente no, non è stato dimostrato, e lo ripetiamo ancora una volta per tutti coloro che ci stanno seguendo, il coronavirus si trasmette quindi diciamo non ci dobbiamo preoccupare per questa malattia, per la trasmissione con le zanzare e insetti, assolutamente no. Dottore, in questi giorni, in queste ultime ore soprattutto, si cita uno studio che darebbe una correlazione tra le PM10, le particelle, quelle che si citano comunemente per citare l'inquinamento atmosferico, e il contagio da coronavirus, cioè si ipotizza che le PM10 possano fare da vettore per il virus e quindi in qualche modo aiutare la diffusione del contagio. Cosa c'è di scientifico in questa cosa? Allora, dati scientifici non ci sono, anche perché il coronavirus è arrivato da poco in Italia e in Toscana, quindi effettivamente non si può dimostrare nessuna correlazione con l'inquinamento ambientale. C'è questo dato del dottor Miani della Società Italiana di Medicina Ambientale, che ha sovrapposto due mappe: la mappa del coronavirus con questa elevata concentrazione dei casi soprattutto nel nord del paese, e la mappa dell'inquinamento da PM10. Noi sappiamo che effettivamente anche la Piana di Lucca non è esente dall'inquinamento, soprattutto nei mesi invernali. Però non è mai stato dimostrato, ci vorrà del tempo, speriamo che questo non venga dimostrato. Sicuramente l'inquinamento dell'aria, il fumo di sigaretta, il freddo o le situazioni di rischio individuale, stare troppo vicini o avere delle patologie o anche l'età sono dei fattori di rischio. E ripetiamo, lo diciamo soprattutto, non voglio annoiare quelli che ci ascoltano, però è importante questo messaggio per tutti coloro che lo seguono: devono avere fiducia che, stando lontani uno dall'altro, lavandosi le mani, rispettando le regole, la malattia passerà. Lo voglio dire con forza con quelli ancora che sembrano essere numerosi, purtroppo, che pensano che il coronavirus non sia un problema, che non hanno ancora capito come si trasmette, quindi loro devono veramente, direi, cosa, spaventarsi, perché è una malattia molto grave. I dati sulla mortalità sono drammatici, non solo in Lombardia, abbiamo dei morti anche qui vicino a noi, ed effettivamente questo avviene solo se rimaniamo troppo vicini, quindi rimaniamo in casa, seguiamo le indicazioni che sono indicazioni di tipo sanitario. Ripeto, la gente non si tratta di limitare la libertà individuale, sono indicazioni sanitarie, lo facciamo per noi stessi, magari ci limitiamo la corsetta, il cane lo portiamo fuori proprio per un periodo limitato, non andiamo a trovare nessuno, andiamo da soli al supermercato e stiamo uno distante dall'altro, facciamo una scelta provvista in modo da non doverci andare più volte. Tutte queste cose aiuteranno noi stessi a non avere malattie e soprattutto aiuteranno gli altri.
Un portatore asintomatico per quanti giorni rimane contagioso? Allora, questo non sappiamo, non c'è nemmeno certezza che l'asintomatico trasmetta. Sicuramente il mantenere diciamo la quarantena di 15 giorni da un possibile contatto è un periodo di tranquillità rispetto a questo. Ribadiamo, il rischio è maggiore per tutti coloro che hanno i sintomi, perché il coronavirus lo trasmettiamo attraverso tossendo o starnutendo, e quindi soprattutto quando abbiamo la febbre, abbiamo dei disturbi, possiamo emettere il virus e contaminare le altre persone molto più facilmente. Grazie dottore, siamo in chiusura, la salutiamo e la ringraziamo comunque tantissimo per la sua disponibilità. Grazie, continuiamo a stare a casa. Grazie mille dottore, mi associo al suo invito, ultimo messaggio, ve lo leggo. Ma come si fa a non capire che bisogna stare a casa? Qui a Spianate, quindi siamo nel comune di Alto Pascio, si continua a passeggiare per le strade. È tutto allora anche per questa sera, vi ringraziamo per l'attenzione, ci scusiamo per qualche problema tecnico, ma inevitabile, come vi ho già detto, i collegamenti sono via Skype e quindi non completamente controllabili dalla nostra emittente. Ringrazio Matteo Bedini in regia, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro una buona serata.